Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. La casa televisiva Mediaset si appresta a inaugurare la prossima stagione televisiva con importanti cambiamenti. Il volto più fresco a emergere da questa trasformazione è quello di Mirta Merlino, nota conduttrice che lascia la 7 per diventare la nuova figura di spicco nel pomeriggio di Canale 5 a partire da settembre. Merlino avrà il compito delicato e molto importante di sostituire Barbara D'Urso, che ha mantenuto il timone del popolare format di Pomeriggio 5 sin dalla sua prima trasmissione. La decisione della dirigenza, tuttavia, non è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, con critiche che hanno colpito soprattutto la Merlino. Qualche settimana fa, i dirigenti di Mediaset hanno annunciato questo cambio di guardia, sottolineando che la prossima stagione di Pomeriggio 5 avrà un volto nuovo e un approccio diverso rispetto al passato. In particolare, Merlino ha rivelato di voler concentrarsi maggiormente su temi di attualità, politica e scoop giornalistici, riducendo l'attenzione al mondo del gossip. Queste dichiarazioni hanno provocato una reazione da parte di D'Urso, che ha risposto pubblicando foto con le persone comuni che ha incontrato durante le sue vacanze, le stesse persone a cui era solita rivolgersi durante le sue dirette. L'affermazione di Merlino ha anche sollevato critiche dal pubblico, alle quali ha risposto con una risolutezza incrollabile. Parlando con il giornale Libero in vista del suo debutto a settembre, la conduttrice ha minimizzato eventuali tensioni con D'Urso. Credo si sia scritto molto su di noi in termini di rivalità, ma non c'è alcun antagonismo con Barbara D'Urso. Siamo così diverse. Quel programma era figlio di un'idea opposta a quella che ispirerà il mio. Inoltre, ha chiuso la porta a ulteriori confronti, insistendo sul fatto che i due format sono fondamentalmente diversi. Confermando la sua unicità e rompendo le catene dei paragoni, Merlino ha concluso con una dichiarazione definitiva: non indulgerò nel dolore. Ora rimane da vedere come D'Urso, e soprattutto il pubblico di Canale 5, reagiranno a questi cambiamenti. Le prossime settimane diranno se il nuovo approccio di Merlino al format di Pomeriggio 5 incontrerà l'approvazione dei telespettatori. Finché non arriveranno i primi risultati, tutto ciò che possiamo fare è attendere. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.